Vi racconto una storia. C'era una volta, dagli statuti criminali di Cento. Volendo reprimere i ladri, con questo statuto ordiniamo che chiunque commetta un furto di meno di 25 lire o una merce di valore inferiore sarà condannato a pagare il doppio del valore del furto alla Camera Comunale di Cento e a restituire il doppio del valore rubato. Se non sarà in grado di pagare o non lo farà entro 10 giorni dalla condanna, sarà pubblicamente frustato attraverso la città con la mitra di infamia sulla testa e inoltre sarà costretto a pagare la somma del doppio. Rubrica de pena. Rubrica sulla pena per chi bestemmia Dio e i santi. Ordiniamo. Stabiliamo che chiunque bestemmia il nostro Dio o sua madre, la Vergine Gloriosa, sia condannato a pagare 5 lire di polognini senza diminuzione. Se qualcuno bestemmia i santi o le sante di Dio, la pena sarà di 40 soldi bolognesi per la prima volta. E se dopo la condanna si trova che lo stesso misfatto è stato commesso di nuovo, sarà condannato al doppio della pena della detta quantità. Rubrica del pena venentis alicam. Stabiliamo che chiunque veleni un altro e dalla somministrazione del veleno che ne derivi la morte sia punito con la pena di morte e altre pene, secondo la modalità e la forma sopra dichiarate, sotto la rubrica della pena per omicidio, sia colui che ha avvelenato e sia colui che ha dato il veleno, sia per comando o per dolo. Lo stesso vale se senza comando o dolo altrui, chi avvelena causa la morte dell'avvelenato. E lo stesso se il velenato non morirebbe per il veleno stesso, se rimanesse probabilmente indebolito per il resto della sua vita. Rubrica de pena, committetis adulterim vel struculin feminam vel masculum. Ordinamus quatis quis vel Stabiliamo che se qualcuno commette adulterio sia condannato a una multa di 100 lire di Bologna. A meno che l'adulterio non sia commesso con violenza, in tal caso gli adulteri saranno puniti con la pena di morte e nessun danno sarà inflitto alla donna. La disposizione non si applica a coloro che si prostituiscono pubblicamente e si ritengano pubblicamente prostitute. Ma coloro che commettono incesto, sia con uomini che con donne consenzienti, o stupro su una vergine o una monaca o una devota consacrata a Dio, saranno puniti personalmente come sopra. Se invece coinvolge una monaca consacrata, volontaria o involontaria, fuori dal monastero, o se la porta via dal monastero o la costringe ad avere rapporti sessuali, sarà punito con la pena di morte.